Non so voi, ma la mia prima reazione dopo il primo trailer, anzi no, dopo il primo, dopo questo gameplay trailer ufficiale di Death Stranding, dove finalmente si è visto qualcosa di sensato, io ho avuto un brivido dietro la schiena, come mi è accaduto per Anthem, The Quiet Man e The Left Alive. Che appena ho visto il gameplay ho detto, questo gameplay è vecchio. Ha delle animazioni fatte male e quant'altro. Ho avuto quel brivido dietro la schiena. E ho avuto la stessa impressione, un'impressione molto simile anche con Death Stranding. Quel sistema di combattimento, quel sistema di movimenti nelle zone normali. Sulle montagne è fantastico. Cioè, le montagne, cavolo, era bellissimo vedere lui che si arrampica sulle montagne, che si muove tra le montagne. Ma il combattimento nella landa desolata e la camminata nella landa desolata sembrava un po' indie, cazzo. Vi giuro che mi ha inquietato. È bruttissimo. Cioè, guardate pure voi, me le metto sopra le impressioni, solo le immagini incriminate di seguito. Senza tutto le cazzine. Non vi sembra un gioco abbastanza vecchio, amatoriale, un po'. Cioè, non sembra un gioco legnoso. È quello che mi sta spezzando. Sto sistema di combattimento. Io spero che il gioco sia basato tutto sulla scalata. E il sistema di combattimento forse vada evitato. Può essere che il sistema di combattimento vada evitato. Effettivamente anche Metal Gear Solid, con fior fior di titoli della Madonna che c'erano all'epoca, con shooting. Con shooting e arti marziali che c'erano all'epoca. Effettivamente Metal Gear Solid aveva un sistema di combattimento merdoso. Eppure il fulcro del videogioco non era il combattimento, ma bensì la fuga dal combattimento. Quindi potrebbe essere che Death Stranding sia come Metal Gear Solid, che abbia un combattimento fatto male. Proprio perché in teoria non va mai intrapreso, ma va evitato. Voi che ne pensate? Pensate che forse sarà la più grande cagata di Dio Kojima? O forse, come al solito, può essere che non abbia questa potenza di animazioni, ma forse il gameplay sarà una Madonna che nessuno noterà quello che abbiamo visto. Fatemi sapere nei commenti. E Chumbawamba è la prossima.